cosa che può essere interessante soprattutto nelle coppie, la ripetizione, cioè la creazione di discussioni medesime, identiche a se stesse, dove si sa già che cosa sarà detto, la reazione dell'altro, che si provoca quasi in modo rassicurante. Allora, questa cosa della ripetizione è esattamente quello che diceva William James delle abitudini. Cioè, le abitudini fanno risparmiare fatica. Certo. Perché sostanzialmente tu metti il pilota automatico e risparmi fatica. È molto impressionante, secondo me, questa cosa dell'abitudine in famiglia, spesso più che all'interno della coppia, c'è tra genitori e figli. Tra genitori e figli è fortissima, perché i genitori, come dire, la usano anche per educare, per mantenere un certo clima, e i figli per un po' magari la trovano anche carina, poi io lo vedo con mia madre. Mia madre era capace, ripetendo le stesse cose, mia madre è morta a 97 anni, di farmi diventare pazzo. Dopodiché adesso, parlando con mia sorella, ogni tanto stiamo lì a ricordare i modi di dire di nostra madre, con affetto e con un po' di nostalgia. Quindi è complessa questa cosa delle abitudini, secondo me, però mi posso sbagliare. Nella coppia, a me viene da dire che ha qualcosa di teatrale da un certo punto di vista, e per certi aspetti è come se indossassero le maschere della commedia o della tragedia. Cioè, io sono quel me stesso lì, e quel me stesso lì è fatto anche di frasi, di facce, eccetera, eccetera, che da un lato è riconoscibile e anche rassicurante, dall'altro lato esasperante, e a seconda dei momenti può essere l'uno o l'altro. Certo. Perché la cosa più fondamentale e tremenda delle relazioni di coppia, per quel poco che ne capisco, è che sono almeno in parte imprevedibili nonostante tutto. Tu vai avanti per anni e anni un po' ammazzandoti, un po' volendoti bene, eccetera, e non sai quello stesso giorno che cosa succederà. Parliamo, cioè, di ripetizione anche mediata, perché qui c'è forse un tema su cui ci possiamo, sì, inserire. Che da un lato c'è l'idea del nuovo è sempre uguale, quindi qui andiamo a Morenne e andiamo a tutta questa tradizione. Se pensiamo a una serie TV su Netflix che ha, naturalmente sono sempre nuove, no? Tutte queste, ed è normale, altrimenti non andremo a vedere lo stesso film due volte o tre volte, la stessa serie TV. Però dall'altro hanno sempre questo o sviluppo della trama, o comunque, ad esempio, pensiamo al ritmo, al tempo, che ha una certa definizione, quindi questa ripetitività ce le fa consumare in maniera più facile. È riconoscibile. Cioè, la seconda, che era più sulle affordances, che invece, questo è un libro, invece lo mettiamo. Prendiamo Instagram, come esempio, che forse tutti conosciamo, o Facebook. La piattaforma ci propone un determinato modo di interazione. Questo è uno solo. E questo modo di interazione ci fa fare il like, ma non ci fa fare il dislike, o roba di questo tipo. Questo non è più Moren, ma è J.J. Gibson che lavora sul concetto di affordance, che è un concetto piuttosto interessante, perché ci dice che noi siamo abituati a una certa impostazione della piattaforma e possiamo agire su quella piattaforma fino a un certo punto, non possiamo piegarla e fargli fare qualcosa che questa piattaforma non vuole. Un esempio tipico di affordance che fa J.J. Gibson, poi è stato ripreso da Norman, quello del design, eccetera, è come è fatta la maniglia. Il modo in cui è fatta la maniglia in qualche modo ti dice che cosa devi fare con quella maniglia lì. Un po' l'hai imparato dalle abitudini, ma un po' lo impari dal disegno della maniglia, perché il disegno della maniglia ti dice che la devi mandare in giù, eccetera. Non è che ci sia scritto da nessuna parte, ma è chiaro che è una cosa così. Ecco, sì, appunto. Ma poi, per esempio, il disegno di certe cose ti sottolinea che la gravità ti porta in giù, e quindi favorisce una cosa che si muove verso il basso piuttosto che verso l'alto. Cioè, sostanzialmente, sono messaggi impliciti. Gran parte della vita che noi viviamo è fatta di messaggi impliciti. La vita degli oggetti è fatta moltissimo di messaggi impliciti. Però questa cosa dei messaggi impliciti contrasta con la sovrainterpretazione di cui parlavamo prima. Quindi con il fatto che l'oggetto, magari, o la persona ti manda dei messaggi, e tu però questi messaggi impliciti a volte tendi a sovraccaricarli di significati ulteriori per il piacere o per il bisogno di dargli un senso più rilevante. La situazione della coppia mi sembra molto interessante, che stasera sia venuta fuori così chiaramente, perché è stracarica di tutto questo. Anche le relazioni genitori-figli, moltissimo. Però anche nei gruppi è così. Io, per esempio, adesso mi occupo di violenza, e sono interessanti i racconti che parlano dei rapporti tra soldati di lo stesso plotone, perché lì si crea questo tipo di familiarità
che dà per scontato una serie di cose relazionali, dà per scontato qualcosa di molto più pesante, cioè che rischiare la pelle insieme e tutte queste cose. Tutto questo fa sì che all'interno dello stesso gruppo si crei una comunicazione implicita fortissima, che poi i sergenti o gli ufficiali cercano di elaborare, eccetera, eccetera, ma che deve essere implicita fortissima e che in buona parte poi, se funziona o non funziona, dipende dai sentimenti che si prova gli uni verso gli altri. Cioè, se poi emotivamente il rapporto non funziona, allora quella comunicazione implicita salta del tutto, perché naturalmente uno si incazza con l'altro, eccetera, eccetera, e fa come gli innamorati: perché hai fatto quella faccia, testa di cazzo? Perché poi stiamo parlando di un plotone militare, quindi immediatamente c'è anche testa di cazzo. Al di là di questo, è chiaro quello che voglio dire, cioè in una serie di situazioni sociali, la classe del liceo, il plotone militare, eccetera, si creano una serie di situazioni di comunicazione implicita che però è sempre imperfetta e può sempre e deve sempre essere aggiustata. Dall'altra parte ci sono delle forme di comunicazione imperfetta, cioè queste cose militari sono impressionanti, tra il militare da una parte e il nemico dall'altra parte, perché in certi casi col nemico riesci a stabilire un'intesa che è fatta di sguardi, che è fatta di tenere il fucile più in alto o più in basso, eccetera, per cui con quel nemico poi magari ti ammazzi lo stesso, però hai avuto un'intesa e quindi un rapporto diverso da quello di puro spararti addosso. Cioè, questo esempio qua è un tema, perché la comunicazione imperfetta amplia le possibilità anche. Da un certo punto di vista le mette in discussione, ma da un altro punto di vista le amplia, appunto, perché secondo una teoria lineare della comunicazione due nemici si sparano o comunque si minacciano. Non ci può essere un doppio o triplo livello di comunicazione tra due nemici che si puntano il fucile addosso. E invece ci può essere un doppio o triplo livello di comunicazione. Ci può essere o non essere, naturalmente, perché è imprevedibile questo. Ma tra l'altro in questo caso la comunicazione implicita, oltre ad essere magari un elemento interessante, è fondamentale nel momento in cui c'è una battaglia. No? Nel senso che immagino che lì, non sono mai stata in mezzo a una battaglia, non è che si possa stare lì tanto a dire esattamente che cosa fare. Questo è un discorso estremamente interessante, nel senso che generalmente l'addestramento militare è fatto in modo che in situazioni di quel genere non si pensi. Tutto lo sforzo è rendere automatici i comportamenti, perché nel momento in cui la gente pensa può succedere di tutto. Invece se rendi il comportamento automatico, tu non ti poni problemi, non ti fai domande, non guardi il nemico che cosa pensa, eccetera. E lo sforzo di automatizzare i comportamenti è assoluto, è intensissimo. Cioè, se voi vedete anche Full Metal Jacket, l'educazione dei Marine, che è tutto copiato da un documentario francese degli anni 60, quello di Reichenbach. Comunque, se vedete quella parte lì, voi vedete che tutto il lavoro che fa il sergente rende automatiche tutte le reazioni. Però proprio ieri leggevo un saggio di Phil Clay, che è questo scrittore americano, da Einaudi è uscito a fine missione una raccolta di racconti, non è ancora uscito il suo romanzo bellissimo peraltro, Missionary, e Phil Clay racconta di un sergente che invece, cioè, i sergenti normalmente fanno una testa di cazzo, devi stare fermo finché non ti dico io, eccetera. C'è questo sergente di cui, dice Phil Clay, si diceva che uccidesse i nemici con le mani. Questo sergente chiama le truppe e gli dice: Ciccio, adesso tu sei in questa situazione. Se spari, probabilmente ammazzi un bambino. Se non spari, rischi di crepare. Che cacchio fai? Non gli dà la risposta. Cioè, questo stesso sergente stronzo che ammazza i nemici con le mani
solleva degli interrogativi e dice Phil Clay questo era un genio dell'addestramento, perché il problema che noi avevamo era che noi ci addestravano a muoverci passivamente, ma quando ci trovavamo davanti ai bambini non sapevamo che cavolo fare, e invece lui il problema se lo poneva davanti prima. Tra l'altro in questo caso la ripetizione, nel senso in un addestramento invece è fondamentale, nel senso che tu devi ripetere gli stessi comportamenti per saperli gestire e magari anche togliere tutta la parte di emotività. È complicato, perché la parte di emotività non la togli mai, e l'addestratore bravo lo sa che non la togli mai. Puoi ridurla il più possibile, concentrarla su alcune persone potenzialmente, infatti il lavoro fortissimo è concentrare al massimo l'emotività sui tuoi compagni. Compagni. Se c'è un tuo compagno che sta morendo, occuparti di lui comunque, anche se non è del tutto efficiente, però la cosa è fondamentale.